Buonasera. Aspettiamo che entrino più o meno tutti. Stasera siete spalmati su più social. Sto facendo delle prove, eh? Un gruppo Instagram e anche YouTube. Come va? Allora ragazzi, cominciamo. Questa sera voglio lavorare sulla linea laterale del corpo, la L puntato L, LL si chiama. Quindi andiamo a rinforzare gli addominali, sempre di base, allineare la cintura pelvica, sempre, sia in stabilità che in potenziamento. Le braccia, la spalla, la coscia, il ginocchio e la caviglia. Potenziamo tutta una linea laterale. E poi tutta dall'altra parte l'altra linea laterale, che di solito è un lavoro che si fa di rado, nel senso insieme o di conseguenza al potenziamento di una linea superficiale anteriore o posteriore, ma oggi lo voglio proprio dedicare nel modo specifico come obiettivo. La linea laterale è importante, devo essere sincera, perché aiuta la linea profonda a mantenere la stabilità degli organi interni. E anche nella direzione dei movimenti e nella qualità dei movimenti, del camminare, del fare esercizio fisico in generale. Quindi la linea laterale in realtà compensa benissimo, sta a fare da cuscinetto alla linea profonda che parte dall'interno delle dita dei piedi e sale fino al diaframma. Quindi la linea profonda di base, se è potenziata e stimolata al punto giusto, garantisce l'espansione degli organi interni, che evita che si collassino. Che magari nel tempo, durante gli anni nella vita, collassano gli organi interni e quindi di conseguenza abbiamo un cedimento di tutta la struttura. Quindi la linea profonda di base deve essere sempre lavorata. Ma cos'è che la tiene in assetto? La linea laterale del corpo, quindi emisfero destro e emisfero sinistro. Quindi direi di cominciare. Andiamo subito in V rovesciata, ma senza distendere le ginocchia. Quindi leggermente piegate, a me interessano le braccia e la schiena dritta. Le gambe possono anche rimanere leggermente piegate in questa fase di lezione. Rimango. Mi fermo. Io mi girerò su più fronti per farvi vedere bene. Da questa posizione scendo con le ginocchia d'appoggio. Ritorno V rovesciata, senza mai stendere troppo le ginocchia. Continuo. 5, 6, 7, 8. Appoggio le ginocchia, appoggio la parte esterna del piede, il dorso del piede. Cude piede, collo del piede, stretch. Allungo un attimo i quadricipiti. Senza insistere. Ritorno. Posizione V rovesciata. Quindi distendo più o meno le ginocchia in questo momento. Mi interessano le braccia, le mani a terra ben piantate, la schiena dritta. Respiro. E scendo con l'ipedia e ritorno. Sfiorami con le ginocchia e il pavimento. Non atterrarmi di brutto, rimane leggermente in sospensione il corpo. Rimane rovesciata. Da questa posizione lascia sempre le ginocchia semipiegate. Il braccio destro sale, ritorno, sinistro. Ritorno, braccio destro entra, va a prendersi la caviglia sinistra, comincio a scaldare la linea spirale e ritorno l'altro braccio dentro, prende la caviglia sulla parte esterna, stretch. Ecco che io sto cominciando a lavorare sulla linea laterale del corpo e spirale, quella che ci attorciglia.
Ritorno, ortopedia, vado indietro e stretch. Da questa posizione andiamo, portiamo avanti il piede destro, ritorno, sale. E da questa posizione l'altro. E ritorno in posizione di partenza. Da qua, piede destro, ritorno, sinistro, ritorno, ancora, destro, ritorno, sinistro, ritorno, rimango con il appoggio del piede destro adesso, rimane, sposta bene il ginocchio sinistro verso dietro, allungami bene la coscia sinistra. Lascia che si allunghi il quadricipite e il retto femorale. Lo respiro profondamente, respirami profondamente. Inspiro ed espiro, cerca di attivarmi completamente la respirazione. Inspiro ed espiro fuori l'aria dalla bocca. Rimango ancora un pochino, rimani bene al centro con il peso del corpo. E da questa posizione ritorno, assetto di partenza, l'altra gamba e allungati bene. Questo è uno stretch che non deve mai mancare durante le mie lezioni. Perché incide direttamente sul tessuto dell'anca, lo riscalda a volo. Sempre mani parallele, dita bene aperte sul pavimento, eh? E ritorno, mi ritorno in Gurdesciata, questa volta ti varico le gambe e apro anche i piedi. Quindi, ecco, apro bene la posizione dei piedi, ti varico le gambe. Chiaramente se non ce la fai, ragazzi, la prima legge è la sopravvivenza, piegati le ginocchia. A me interessa la schiena, eh? Se ce la fai, stendi, altrimenti questo va benissimo. Non andare oltre la tua zona comfort se non voglio io. Quindi, se non spingere se non devi, da questa posizione. La mano sinistra va oltre il piede destro e la testa rientra, stretch. Lavoro con la linea spirale del corpo. A gambe divaricate. Cambio. L'altra. Molto bene. Adesso. Varmi bene indietro questa volta, stendimi pure le ginocchia, sollevami le dita dei piedi. Tutto warm up, eh? Riscaldamento. Da la stessa posizione, sollevami i talloni. Ancora, sollevo le dita dei piedi. E sollevi i talloni. Mentre i talloni salgono, sono i glutei che si portano verso il soffitto, quindi non andarmi fuori asse dalla posizione verticale, sono i glutei che si portano verso il soffitto che fanno sollevare i talloni. Quindi senti lo stretch bene sul bicipite femorale, sotto il sedere. E da questa posizione torno a terra, posizione iniziale. Attenzione ragazze, da questa, guarda un secondo, scaldiamo bene la linea laterale adesso, eh? Andiamo in table, in plank, in appoggio con i gomiti a terra, pugni, quindi voglio questo, pugni, mignolo, da dove parte la linea del braccio, mignolo, questa posizione qua, pure mani aperte con le dita, io vado meglio così, piedi uniti, twist, destra-sinistra. Continuo. Al centro, dentro bene l'addome. Fermo immobile. Unisci i talloni. Appoggio le ginocchia. Vado in relax position. Prendo un fiato. Allungami bene la colonna vertebrale. Sedere, tira dietro, mani avanti.
Camminami con le dita delle mani. Divarica un pochino le ginocchia, lascia che il sedere cada al centro. Ancora, allunga più che puoi. Continuo. 7, 8, cambio, collo, non ci cadiamo al volo, quadrupedia. Vado a guardarmi il piede dietro, cambio, vado dall'altra parte. Cambio. Cambio. Mi porto la testa al centro, sarà il mento che viene richiamato verso lo sterno. Quando senti il contatto mento-sterno, ti fermi, respiri. Da lì vado a bocca aperta, alzo anche gli occhi al cielo. Ritorno, vado mento verso lo sterno. Arrotonda più che puoi il tratto dorsale, una specie di cat stretch. Quindi lavoro sul centro della colonna vertebrale, ragazze, dove abbiamo il famoso iliopsoas. Cambio, apro la bocca, sollevo le palpebre degli occhi, occhi verso il cielo. Ritorno in posizione in assetto iniziale, burro vesciata di barriga di bene le gambe, stavolta stretch. Sia delle ginocchia che delle braccia. Stretch, proprio, vai in stretch. Questo è stretch, non è allungamento, eh? Perché lo stretch in questo caso finisce dal punto dell'osso sacro per quanto riguarda la schiena e dall'osso sacro e dai talloni per quanto riguarda le gambe. Non è un allungamento totale della colonna vertebrale posteriore. È uno stretch, rimane. Benissimo. Quadrupedia. Il braccio destro si infila, eccolo qua, spalla. Andiamo a scaldare anche la spalla perché mi serve per il sostegno del corpo lateralmente dopo. Nel frattempo, la mano che mi appoggia al pavimento si porta sopra il gluteo. Cambio, ritorno con la. Allora, l'altro braccio verso l'esterno, si infila dentro, appoggia bene la spalla, senti come è un bellissimo stretch, più che stretch allungamento del cingolo scapolare, destro mio, sinistro vostro, credo. L'altra mano si porta nel gluteo, sul gluteo. Molto bene, ragazze, e andiamo a cominciare il lavoro, eh? Un warm-up veloce. Allora, abbiamo tutti un blocco, no? O un blocco o un libro. Chi non ha il blocco si prende pure un libro, un sostegno. Cominciamo a scaldare benissimo il cingolo scapolare, le braccia. Appoggio il blocco. Ginocchia unite, talloni uniti, mani sul blocco, mani unite, piego e stendo i gomiti. Piego, stendo, quindi. Uno, due, tre, quattro, cinque dentro la pancia. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incrociami i piedi dietro, rimane. Mani unite dentro l'addome. Isometria pura. Isometria vuol dire mantenere la fatica e stretch, vado ad allungarmi bene dietro il corpo. Lascia le mani sul blocco o su un libro o su un sostegno. Molto bene. Ritorno, ruoto un braccio verso dietro e tornami sul blocco. Cambio l'altro. Ritorno, semplice rotazione, 2, cambio 3, cambio 4, cambio 5, guardo sempre in basso, 6, 7, 8, push up,
piego, stendo, piedi uniti, piego, stendo, pollici uniti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, burrasciata. Piedi uniti, uniti, uniti. Prima posizione Pilates, talloni uniti, dita in fuori. Rimango. E ritorno a terra, benissimo, ci portiamo laterali. Stiamo in appoggio, facciamo il nostro lavoro sulla linea laterale. Stiamo in appoggio sul gomito. Nel mio caso è il gomito destro, nel vostro credo sia il gomito sinistro. Da questa posizione, ragazzi, semplicemente sale e scende la gamba. Guarda bene però una cosa, il mio piede è a martello, ok? E non vado mai oltre la linea della tua coscia, dei tuoi muscoli, del gluteo. Nel senso, io voglio che si usi proprio il gluteo, che non si slabri il movimento in questo senso. Quindi è appena appena, è molto molto tecnico. Piede a martello, le dita sono verso il video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimane. Porto il braccio parallelo sopra la coscia. Giro lo sguardo nel senso opposto. Fermo immobile, leg circle, 1, 2, piccolissimo, voglio l'intervento solo dei muscoli dell'anca e del gluteo, 1, 2, 3, 4, guardo verso il pavimento, 5, 6, 7, contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adassai. Ok? Semplice. Sale e scende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Attenzione al movimento. 3, 2, 1. Rimane dita verso lo schermo. Incastri bene il gluteo, eh? Le tre porzioni del gluteo sono attivissime. Incastrale, dita verso lo schermo, braccio parallelo alla coscia. Leg circle, guardo il pavimento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado dall'altra parte. Sempre in appoggio. Mi raccomando ragazze, io so che dentro in questo momento a fare lezione ci siete tutte voi, che siete ragazze mie. Dobbiamo sapere, Leo, che non deve collassare il fianco verso il basso, ok? Sono sempre in tenuta addominale io qua, sono i miei obliqui che mi fanno stare su. Stai bene, dammi una bella postura. Sempre la gamba che sta sopra parallela si solleva leggermente, andiamo in the side kick. Quindi un piccolo passetto avanti e dietro, leggermente, 1, 2, 3, mettici la punta del piede, 5, 6, 7, è la base del side kick questo, 2, un principiante del side kick, 5, 6, 7, 8, piede a martello, flex, 2, blocca mi vede tutto il corpo ragazzi, l'addominale lavora in stabilità qua, 5, 6, 7, fermo immobile, 8, il corpo, il corsetto immobile, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora punta, 1, 2, 3, 4, qua stiamo lavorando gli estensori, i flessori della coscia, ragazzi, in avanti e dietro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sale, piede a martello, piccolo, medio, grande, chiude, piccolo, medio, grande, chiude, occhio,
Quando sei a grande, devi fare questo, sempre in assetto parallelo, la gamba sotto in sostegno, dentro l'addome, subendo il corsetto. Uno, due, grande, senti come qui si mette in funzione gluteo, eh? Tre, quattro, cinque, sei, sette, lo senti perché fa male. Due, tre, quattro, cinque, sei, rimane. Respiro. Rimane, piede a martello, rimane, rimane, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, afferrati il dorso del piede, stretch. Piega il ginocchio davanti, cambio, metti in tabletop, portati il ginocchio verso il viso, stretch, metti il piede a martello. Stringiamo un attimo il gluteo. Benissimo, tutto dall'altra parte. Ok, il side kick. First level, primo livello, il side kick. Stacco sempre il piede a martello, aggiusta bene la postura dentro l'addome, non cadere, su bene. Piede a martello, vado uno, due. Tre, ragazzi, occhio, non è questo. Fermo immobile il corpo, fai fare il lavoro sui tuoi arti inferiori. 4, 5, 6, 7, 8, andiamo con le punte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, andiamo con il martello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, andiamo in punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e piede a martello. 1, 2, 3, chiude. 1, 2, 3, chiude. 1, 2, 3, chiude. 1, 2, 3, chiude. L'ultimo 1, 2, 3, rimane. Respiro. E afferro il cute piede, collo del piede, stretch dietro del quadricipite. Porta il tallone più che puoi verso il tuo gluteo. Piede martello, l'altra gamba si piega, piede martello, portati proprio la gamba verso il viso, stretch, afferrati il polpaccio. Ok, andiamo dall'altra parte, ragazze. Cominciamo a lavorare un pochino di più, eh? Allora, il side kick, cominciamo a impostarlo. Nel modo corretto, sempre stiamo in appoggio intanto con il gomito sul pavimento. Allora, te senti, è come se fosse simile, guardatelo secondo me. Immaginate di avere sul piede vostro, destro o sinistro, quello che è un pattino. Io voglio strisciare il pattino e portare avanti la gamba, quindi mi do l'energia, la forza. È come se proprio patinassi. E quindi questo te senti. Kick un pochino più strutturato, scivola e molla. Ragazzi, attenzione, carica, lascia andare la gamba, questo è fasciale, eh? Io carico il fascio e lascio andare l'abbandono. Non è muscolare, ma fasciale. È grazie alla strisciata dietro che la mia gamba si molla in avanti. Lascio andare dove vuole. Eccolo qua, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, rimane davanti, gamba di terra piegata, piede in punta, mano sulla coscia, 1, 2, 3, piede a martello, 5, 6, 7, piede in punta, 1, 2, 3, piede a martello, 5, 6, 7, rimane, afferrati bene il polpaccio, stretch, rimane. Ritornano assieme, non è finita ragazze, eh? Insieme stacco, ritorno, vai con la mano sul fianco. Attenzione che qua è richiesto un lavoro addominale abbastanza notevole, sono i miei obliqui che stanno facendo la fatica di sollevare comunque la linea laterale delle cosce, delle gambe, del corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ad assai elegante, eh? Da qua mi giro, sono già pronta. Ok, piegami il ginocchio di terra. Pattinata, vado a strisciare e mollo la gamba. 2, 3, 4, 5, strisciala. 6, attiva energia. 7, 8, lascia che vada, ragazzi, non portatela quel muscolo, abbandona in avanti. È dietro che si carica. Là, questo riproduce la camminata. Fa benissimo la linea laterale delle gambe, piriforme, sciatica. Là e là. E point 1, 2, 3, 4 flex, 5, 6, 7, 8 punta, 1, 2, 3, 4 flex, 5, 6, 7, 8 punta, vado, allungami bene la coscia. Puoi alternare flex point qua, allunga bene. Ritornano insieme, piedi uniti, mano sul fianco, stacco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rimane, braccio, stai bene su col corpo, ragazze. Se sentite il femore è perché state cedendo. Stai su con l'addome, non è che sentimi male all'osso di supporto che è in appoggio. Da lì subito laterale, vado di là, stacco, rimane. Cambio, subito, da qua, vado di là, tutte e due le gambe. Cambio, posizione, stazione eretta, seduto e vado di là. Cambio, eccoci. Cambio, cambio. E da lì comincio ad aumentare un pochino la dose. Scusate un attimo che tolgo il sole. Ok, ragazzi, attento, andiamo in appoggio sulle ginocchia, siamo pronti, per aumentare un pochino la dose dell'esercizio, del lavoro, del carico. Prendete il blocco oppure mi prendete un libro. Se non avete il blocco, prendetemi un libro. Appoggio il blocco a terra, ci appoggio la mano, attenzione ragazzi che sia orizzontale, deve essere appoggiata tutta la mano, tutta piena. Ok, andiamo del side bend. Dove in questo momento si interviene anche con il busto, la schiena. Prima era abbastanza rilassata, eravamo in appoggio a terra, adesso insomma ti dai un carico di stabilità, La schiena stabilizza dietro la colonna vertebrale. Quindi da qua, eccoci qua. The side kick, quindi striscio, mollo, eccolo, 2, 3, molla proprio la gamba, 4, e là, 5, là, 6, senti come interviene anche il gluteo, 7, 8, 9, 10, fermo, tabletop della gamba, ragazzi, tabletop, apri bene il ginocchio, chiudo il ginocchio, apro il ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimane, distendo, braccio sopra, mano contro coscia, 1, 2, guardati la gamba, 4, 5, 6, 7, 8, cambio tutto di là. Siamo sempre in appoggio sopra il blocco, quindi costringe proprio ad appoggiare bene la mano. Stacco larga, mano sul fianco se vuoi. Pattino. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
tabletop. Piego 1, apre. Chiudimi bene ginocchio contro ginocchio, andedai. Underarm. Chiuso, aperto. 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e distendo braccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rilassare. Lo sentite da voi? Come il carico, ragazzi, è distribuito dalla, tra la gamba che è in appoggio, che fa una fatica tremenda, che sta lavorando anche la gamba in appoggio, e la gamba che invece che compie un lavoro attivo. La gamba in appoggio lavora in isometria, ferma, la gamba invece in aria, attiva, ma tutta la linea laterale è coinvolta dalla schiena al tallone. Tutto chiaro? Ok, via il blocco. Lavoriamo un attimo di side bend. Sempre in flex, tieniti proprio la caviglia, sale la gamba di terra. Ecco che qua si lavora l'interno coscia, ok? Dove corre la linea profonda che è collegata al diaframma e quindi il diaframma aiuta l'addome. Quindi vai, uno, se cede la linea profonda, come dicevo all'inizio della lezione, ragazze, non lungo andare la vita, cedono, collassano gli organi interni. Quando è ben allenata, hai un equilibrio perfetto con i tuoi organi interni, dato anche dalla linea laterale però, eh? Quindi tutte le linee in realtà devono essere in equilibrio perché il corpo funzioni, perché è come una macchina il corpo. Se si inceppa da qualche parte, come poi va dall'altra parte. Ti fai male. Continuo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimane. Punta flex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, leg circle, girami bene la gambetta sotto, nell'altro senso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e appoggio la gamba, occhio, da qua ragazze, poggia bene, portami il piede a livello del ginocchio, poggio la mano e da lì stendo. Fermo. 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 Immobile. Piano ritorno, vado dall'altra parte. E sono pronta. Afferrati la caviglia, piede a martello sotto, dita verso l'obiettivo e sale 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, leg circle, ruotami bene la gamba di terra, senti che fatica, una fatica disumana, sto facendo fatica anch'io ragazze, in un altro senso, sono coinvolti i muscoli, l'interno coscia, ma anche i muscoli laterali della coscia, 7, 8, piedi in flex. Rimane, 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 appoggiami bene la gamba, il piede mi appoggio davanti al ginocchio, prenditi la tua misura e vado, stretch, the side bend. È la base questo, eh? Dentro l'addome, forte il braccio, l'altro è lungo, fermo, anche le braccia lavorano e ritorno a terra. E andiamo a rilassare un attimino, eh? Afferriamo nel frattempo l'elastico. Allora, se potete fare un nodo sulla parte finale dell'elastico, che lo utilizziamo come appiglio per l'interno coscia e l'esterno coscia, benissimo. Quindi un nodino di qua e un nodino di là, in modo da infilarci i piedi, ok? Io uso il mio. Quindi, quando abbiamo il nodo fatto, aspetto 2 secondi e continuiamo il nostro lavoro sulla gamba, ragazzi. Stasera il lavoro è orientato, l'obiettivo è linea laterale specifico, vuol dire metà corpo, ok? Quindi coscia, ginocchio,
Caviglia, addome, schiena. Vedete che sto lavorando proprio sulla linea laterale. Da questa posizione la potenziamo un attimo, eh? Afferra sempre una parte dell'elastico, lo porti a terra bene. Lascia che stia bene giù, eh? Ok, in tensione. La gamba di sotto puoi piegare un pochino, è questa che mi interessa. Blocca l'elastico con le mani. Questo. Adesso l'elastico crea fluidità ed elasticità ai tuoi muscoli delle cosce, delle gambe. Tanto quanto spingi contro l'elastico, quello che spingi te lo ritorna senza interessi. Uguale, uguale, papale, eh? Quindi non fai più fatica di quello che devi fare, perché in realtà è calibrata. La forza che ti dai l'elastico è calibrata rispetto alla forza che hai tu. Quindi vai là, senti come lavora il gluteo. Continuo. L'elastico crea potenza e fluidità, ragazze, proprio dà fluidità al movimento, lo rende sinergico. Ancora, senti che male e rilassa un attimo. Scendiamo a pancia in su, sempre lasciare l'elastico dov'è. Piegami la gamba di terra, l'altro lo tira, stretch. Da questa posizione, ragazze, allunghiamo piriforme e sciatica. Porta la gamba verso il tuo interno. Sentirai un dolore che parte dal centro del tuo gluteo, va fino alla parte esterna del ginocchio. Sto allungando il piriforme e la sciatica, nervo sciatico. La sciatica decorre al centro dell'inserzione del piriforme. Il piriforme è un'inserzione un pochino ovale. Dentro ci sta il nervo sciatico. E gli decorre parallelamente, per quello che si dice o male la sciatica, in realtà è un'infiammazione del piriforme, è che il nervo sciaticale è lì vicino e viene infiammato. Fermo lì ancora un attimino, e da questa posizione, ragazze, velocemente piego e distendo, diamo elasticità ai muscoli sia della linea superficiale anteriore che posteriore, quindi quadricipite e bicipite femorale. Ragazzi, è chiaro che io lavoro e l'obiettivo stasera è la linea laterale delle gambe, però deve essere tutto compensato da tutto, vero? Non è che posso, vi mando via senza aver lavorato davanti e dietro. Continuo. Benissimo, questo fa bene alle ginocchia, eh? All'inserzione proprio della rotula, la patella, legamenti e cambio. Metti l'altro piede, ma andiamo subito dall'altra parte. Salgo, giro e sono pronta. Leggermente piegata la gamba di terra, due mani che tengono fisso l'elastico a terra. Lascia che la tua gamba giochi con l'elastico, tanto dà quanto ritorna. Qui lavoro, ragazzi, vedete gli abduttori e gli adduttori. Quindi gluteo, i muscoli laterali della coscia, i muscoli interno coscia, insomma. Continuo. Continuo. Ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10. Mi porto pancia in su subito. Piego il ginocchio e vado, stretch, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verso l'interno. Ok. Pochi minuti fa vi ho detto che questo allunga il piriforme che corre lateralmente alla coscia, dal centro del gluteo fino all'interno della parte interna del ginocchio. Fermo. Chi sta molto seduto durante il giorno può trarre beneficio da questo esercizio qua, perché allunga il piriforme, che è un muscolo
che un extrarotatore della coscia, questo fa, ti riforma, ma se tu lo costringi a stare in posizione seduta, si infiamma, perché lui, poverino, ha bisogno di aprire. E quando si infiamma, purtroppo, colpisce il nervo sciatico e diventa ancora di più intrarotatore, ti fa malissimo. Quindi questo lo allunga, allunga proprio, fermo lì. Molto bene, dato che siamo da questa parte, piegami il ginocchio di terra, la gamba la porti laterale. Lasci che cada laterale, mi giro così mi vedete bene. La porti laterale. Ora. Cerca di rilassare più che puoi i quadricipiti, sto allungando l'interno coscia. Portala più che puoi verso il tuo orecchio. Cambio, infilo il piede dentro il nodino che avete creato, l'altro si stacca, si porta a terra. Questa gamba scende laterale, una gamba fa più fatica dell'altra, lo dico già, questa mia gamba fa un pochino più fatica. Rilassa più che puoi il muscolo che sta sopra la coscia. Lascia che si abbandoni l'interno coscia. Benissimo. Da questa posizione, ragazzi, due piedi dentro due nodini. Aspetto un attimo che arriviate. Ci siamo? Prendiamo l'elastico al centro. Allora, continuiamo a lavorare. Prima abbiamo lavorato lateralmente sull'esterno coscia e l'interno coscia. Adesso lo lavoriamo sempre, ma in posizione supina. Quindi mani in appoggio, afferma l'elastico e molleggio. Attenzione, dove arriva, arriva. Da qua chiudo uno, due, tre. Tieni, opponi resistenza con le braccia. Non vuoi chiudere i piedi. Tre e abbandono. Uno, due. Non si chiudono mai e abbandono. 2, 3 e apro, 1, 2, 3 e apro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, sentite come che lavoro completo che è sulle gambe, ragazzi, ma anche sull'anca, pa, e volendo anche sull'addome, e rimane in appoggio con le mani sull'elastico, lascia andare le gambe. Questo allunga l'interno coscia. Rilassa più che puoi le gambe. Più che puoi le gambe. Chi ce la fa può andare anche oltre con l'elastico, eh? Chi ce la fa? Chi non ce la fa, posizione di prima, non importa. Abbandona proprio la postura, ragazzi. Sentite come si allunga l'interno coscia. Gli vengono due gambe doc, sia funzionali che belle. Benissimo, e da qui saliamo. Come va, ragazze? Tutto a posto? Dopo scrivetemi in uno dei tre canali social come vi sentite, eh? Le gambe dovrebbero volare in questo momento. Ok, andiamo in posizione sulle ginocchia, blocco. Andiamo ad allungare anche la linea laterale, non solo delle gambe, ragazzi, ma anche del busto, di compensazione si lavora. Quindi scendo, tocco con le dita il blocco, scendo, tocco con le dita il pavimento e vado sul blocco e vado sul pavimento. Ferme, ferme, non è questo. Dove hai le tue braccia, dove compi l'angolo retro, devi mantenere anche a terra, quindi da qua a qua, quindi allungati più che puoi. Mi allungo al centro, scendo e scendo e scendo. Qua è anche l'addominale sta andando, i muscoli obliqui degli addominali. Vado, tre, cambio, quattro, cambio,
5, rimani la mano sul blocco, l'altra gamba si distende. Stacco la gamba. Fermo i mobili, isometria. Fermo i mobili, mettici una bella punta. Ferme. Da questa posizione, ragazzi, la gamba va dietro, diagonale dietro di te, il braccio diagonale davanti a te. Allunga il corpo bene, più che puoi, una bella diagonale. Spingi la spalla verso il sacco, fermo immobile, linea laterale pura. Fermo immobile. E ritorno e vado tutta dall'altra parte. Mi raccomando, ragazzi, non voglio vedere una cosa goffa, piuttosto. Falla un pochino meno, ma sii lungo con il corpo, sii generoso con il movimento. Non slabbrarmi le posizioni perché puoi andare oltre quello che non è. Ok? Quindi mi appoggio sulle due ginocchia, braccia aperte, scendo verso il blocco, inspiro, respiro, scendo, inspiro nel centro. Mentre si inspira, ragazzi, si sa che si dà ossigeno alle vertebre, quindi hai più spazio per poi inclinarti, più sono lontane, più dai spazio per inclinarsi. Inspirami, respiro, inspiro, ancora, inspiro, 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 rimani in appoggio, allungami bene la linea laterale e da lì porto la gamba verso l'esterno. Rimane, guardati la mano in appoggio a terra. Da lì la gamba si porta in diagonale dietro, il braccio davanti, lungo, spingi la spalla verso il sacro, piede puntato dietro, ragazza, puntato, puntato, allungati, allungati più che puoi. Adesso vai anche oltre la linea comfort con il braccio, allunga tutto. Rilassare. Plank, subito direttamente plank, via il blocco, addominali puri, isometrici, ragazze, non devono mai mancare, eh? Quindi andiamo. Posizione plank. Piedi uniti, ginocchia unite. Chi non ce la fa, mi stia pure in appoggio con un ginocchio al pavimento, eh? Va benissimo. Tutte le altre invece stacco dentro i glutei. Ferme. Ferme, gomiti verso l'esterno, arrotonda il tratto dorsale, ferme e cambio sul sedere, uno e scendo plank, cambio sul sedere, due, cambio, tre, cambio, quattro, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, sali bene col sedere, 3, 2, 1, rimane, stretch, non spostare nulla. Allungami la schiena perché poi rimane sul sedere, pancia verso materassino. Appoggio le ginocchia. Relax position, però al contrario, verso dietro. Allunga bene, apri anche la bocca. Boh, perfetto. Ragazze, si torna a terra. Allora, blocco o palla o quello che volete, un sostegno tra le caviglie. Lavoriamo l'addominale in linea laterale. Quindi, andiamo, 100, ve lo faccio vedere un secondino. Posizione, 100. Stacco. Ma braccia parallele alle orecchie, vado a destra, rimane, cambio, vado a sinistra, rimane, cambio, ok?
Siamo pronte? Lo sappiamo fare tutte questo esercizio. Se qualcuno è in difficoltà, mi fa solo l'andra di questo. Conta fino all'otto, ritorna giù. Ma schiaccio le mani, scaravento il corpo. Su. Chiaro? Ancora. Attacco bene le mani a terra, schiacciami le mani al pavimento, anche i talloni. Fuori l'aria, inspiro, scaravento su. Braccia parallele alle orecchie, giro. Uno, fermo immobile, fermo al centro, cambio, due, immobile, al centro, cambio, tre, quattro, cinque, sei, stringi forte il blocco, ti dà la linea profonda, cambio, sette, stringi forte. Stringi il blocco, vedrai che ti aiuta, aiuta l'addominale, la linea profonda, ritorna al centro, rimane, fermo immobile, appoggio tutto a terra, rilassare, rilassiamoci in shoulder bridge, l'addominale, rilassa bene, andiamo ad allungare un attimo la linea laterale, ragazze, appoggiami. Il piede destro sul ginocchio sinistro, spingi a cavalla bene una gamba sull'altra, spingi il fianco verso il pavimento, verso il soffitto, scusate, il fianco della gamba sopra verso il soffitto. Cambio, l'altro, e spingilo. E ritorno a terra, rilasso, gambe distese, braccia verso il pavimento dietro, scusate. Il muro dietro, allunga bene tutto il corpo. Braccia gambe insieme. Allungo, allungo. Ragazze, allungate, una gamba deve essere spinta oltre l'altra, in modo alternato, così si allunga gli ossos dietro la zona lombare. Benissimo. Afferro la coscia destra sotto, fai pressione, sali. Allora, facciamo una V rovesciata, che non è più un stretch, ma è un allungamento della linea superficiale posteriore, quindi la trasformiamo in realtà nel cosiddetto cammello, nella gobba di un cammello, guardate. Allora, questo qua che abbiamo fatto finora è stretch, che si ferma al centro del sacro, ha un'interruzione meccanica là, e poi prosegue dal sacro ai talloni. Ma io voglio allungare tutta la linea, quindi in realtà saranno i polpastrelli, dove ci sono le linee fasciali, verso le ginocchia, sollevo le dita, non è necessario avere completamente distese le ginocchia, appena appena abbandono la testa verso le ginocchia, inspiro, espandi la gamba toracica, quindi inspirami fuori l'aria senza tornare indietro con la posizione che hai acquisito, ancora inspiro, scavami, dentro la D12, fuori l'aria rimane quello che hai acquisito in rotazione, in curvatura. Ancora inspiro, scaraventa una scapola a destra e un'altra a sinistra, fuori l'aria, decongestiona il diaframma, ancora inspiro, allunga tutto. Questo è l'allungo della colonna superficiale posteriore, della linea superficiale posteriore, ragazzi. Questo è stretch, questo è allungo, sollevami le dita dei piedi, da lì mani sulle ginocchia, srotolo lentamente la colonna vertebrale, non chiudono gli occhi. Piano sale, riavvolgiti come un vecchio nastro, sono piedi paralleli, sono davanti a me, mi varica leggermente le gambe. Ok, braccia lungo il corpo, arrotondo bene le spalle, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sollevo un braccio, mi lascio scendere. Cambio l'altro, sollevo, mi lascio scendere, vado ad allungare bene la linea laterale e da lì shake, chiudo bene le ginocchia, chiudo bene le gambe. Grazie mille ragazzi, questa sera abbiamo lavorato tutto, l'obiettivo è stato la linea laterale del corpo, però in compensazione abbiamo fatto anche addominali, chiaramente anche i glutei. Va bene, buona serata a tutte, alla prossima, grazie mille. Ciao!